Gara al limite della farsa, quella andata in scena al Miramare tra il Manfredonia Calcio 1932 e lo United Sly, con tanti errori arbitrali al Miramare. Un Manfredonia che è entrato in campo ben compatto e molto determinato per portare a casa il risultato, ma di questo parere non è stato l'arbitro, il signor Valentini di Brindisi. Veniamo alla cronaca, al terzo minuto è il Manfredonia con la voragine ad andare in avanti, lo stesso giocatore biancoceleste impegna il portiere ospite. Quattordicesimo è il momento del vantaggio del Manfredonia con Tristano, infatti sua è l'azione dove entra in area, si libera di due avversari e batte il portiere ospite, l'ex L'Oliva, portando il Manfredonia in vantaggio per 1-0. 17esimo, scontro tra la voragine e il numero 5 ospite Ancona. Ne ha la peggio il centrocampista biancoceleste che si procura una ferita sull'arcata sopraccigliare e succede di tutto in campo e scoppia una rissa tra i vari giocatori e le panchine. 21esimo, ancora un brutto fallo di Ancona, questa volta su Trotta. L'arbitro ammonisce Ancona. 30esimo minuto, si fa avanti lo Sly con Devezze, suo e il tiro parato facilmente dal portiere del Manfredonia Ciribe. 33esimo, Trotta offre una gran palla a Grumo ma il suo tiro termina alto sulla traversa. Nella ripresa lo Sly va subito in avanti, pericoloso calcio di punizione all'ottavo per lo Sly con Zotti che mette palla al centro, ma lo Russo sbaglia il bersaglio e grazie al portiere Sipontino. Subito dopo, sul capovolgimento di fronte, Trotta ad entrare in area ma viene fermato da un difensore ospite in extremis. 19esimo, il Manfredonia è in area, calcio di rigore sacrosanto per tutti ma l'arbitro è l'unico a non vederlo e non fischia. Sul capovolgimento di fronte 30 secondi dopo è lo Sly ad entrare in area biancoceleste e per un dubbio contatto in area tra Salvati e Sementino l'arbitro, solo lui, vede un calcio di rigore e fischia il penalty. Zotti con un cucchiaio beffa il portiere Ciribe e porta la gara sull'1-1. 36esimo, scontro a centrocampo tra Ola e Salvati, nuovo intervento dell'arbitro che butta fuori il numero 5 biancoceleste e il Manfredonia resta in 10 e nuovo parapiglia in campo. Nella girandola di sostituzioni nel Manfredonia entra anche Santoro che diventa pericoloso in area ospite e maltrattato dai difensori dello Sly. Al 45esimo punizione per il Manfredonia e lo Seto rischia l'autogol. 50esimo minuto, nuovo tiro in area di un attaccante biancoceleste, la palla viene respinta sulla linea da un difensore dello Sly. Dopo questa azione, inspiegabilmente, l'arbitro, il signor Valentino di Brindisi, fischia alla fine della gara, quando ai cronometri di tutti mancavano almeno 5 minuti di recupero al termine dei 45 minuti di gioco del secondo tempo. È l'epilogo di un match dove il Manfredonia ha fatto una partita perfetta e tranquillamente poteva portare a casa i 3 punti senza gli interventi sciagurati dell'arbitro e con un presidente della squadra ospite anche lui acceso e scatenato ed ha provocato più volte le risse invece di sedarle, sperando che il Manfredonia Calcio più presto possa uscire da questa categoria e andare in altri campionati dove il calcio è ben altra cosa.